Se il basket è la tua passione, Passione VL. Il programma per essere sempre aggiornato su tutte le partite della VL Basket Pesaro, con risultati, tabellini, classifica e interviste del dopo partita dei protagonisti della squadra biancorossa. Per la tua voglia di basket, Passione VL. Ogni lunedì alle 13 e alle 19 su Radio Antenna 3, The Web Station. Devo dire che avete fatto una gran bella figura. Se non si perdevano un paio di palle alla fine si poteva anche parlare di vittoria, però vabbè, la partita è andata così, la gente si è divertita, anche tu ti sei divertito, anche se poi ti sei un po' incazzato. No, il rammarico è che oggi c'erano tutti i presupposti per regalare a Pesaro una vittoria di prestigio. Ma non posso dire niente ai miei ragazzi, purtroppo il destino dice che noi non possiamo mai giocare al completo e questo non possiamo farci niente, è stata una sfortuna, però chi è stato in campo non ha fatto mai un passo indietro. Lì i dettagli alla fine, è capitato a Mica di lasciare due volte la palla sul ferro da sotto, cose che possono capitare, però come ho detto anche i ragazzi, non dovete aver nessun problema, dovete uscire a testa alta perché avete dato tutto, era quello che ci viene chiesto da Pesaro, dalla gente di Pesaro, e mi dispiace non aver accontentato i nostri tifosi che molte volte scrivono non succede, ma se succede questa volta siamo andati vicini. Vabbè, ti lasciamo libero anche perché ti aspettano in sala stampa, noi dedichiamo il nostro tempo ad Alessandro Romagni. Perfetto, grazie. Da una solida esperienza maturata in 16 anni di attività nel campo dell'arredamento e della progettazione, Virgili Arredamenti vi invita a visitare il suo nuovo showroom. Da sempre attenti alla propria clientela, Virgili Arredamenti garantisce lavori personalizzati su misura fatti all'interno della propria falegnameria. Rilievo delle misure con sopralluogo a domicilio, consulenza d'arredo, progettazione e montaggio. Per arredare la casa, il giardino e l'ufficio troverete nel nostro spazio espositivo le migliori marche come Cattelan, Valentini, Cesar, Miniforms e tante altre. Inoltre siamo rivenditori esclusivi del marchio Moretti Compact. Virgili Arredamenti è a Pesaro, in via degli Abeti 282, telefono 0721 25 90 91. Alessandro Romagni, te ne sei andato da Pesaro con una grande vittoria, hai portato l'allora Scavolini in Serie A e sei ripartito da ospite questa volta con una vittoria che al limite con qualcosina in più poteva anche premiare la VL, però voi avete vinto alla fine con merito, certo che quel Gentile lì, quella Lafayette ci hanno fatto male. Sì, secondo me abbiamo vinto con merito perché abbiamo condotto la partita praticamente per 40 minuti. Non abbiamo mai ucciso la gara perché Pesaro ha un'anima vera e nonostante l'assenza di Moore, e spero ovviamente sia niente, in modo tale che dalla prossima partita sia di nuovo disponibile. Ma per uno scontro con Radori, se non sbaglio. Sì, credo una botta alla costola forse. Però con un Mario Little in più, quindi cosa che nelle prime due partite non c'era. Non sono mai morti, sono sempre stati attaccati. Noi abbiamo anche peccato di lucidità in qualche occasione, abbiamo capito a volte un po' male i tempi della partita, i tempi soprattutto offensivi, qualche volta siamo stati fluidi, altre volte ci siamo un po' fermati troppo presto, questo ha permesso a Pesaro di serrare le fila e ritornare sempre sotto nel punteggio, però alla fine la personalità di alcuni giocatori si è vista e questa è una cosa che non si compra al supermercato, alla fine quella personalità ci ha permesso di portare a casa due punti. Ok, visto come dicevo con merito, e che effetto ti ha fatto tornare su questo parquet con la gente che ti ha accolto bene, anzi direi molto bene? La gente mi accoglie sempre bene, la prima volta che sono venuto mi hanno fatto... Tu sei un toscanaccio di quelli. Mi hanno fatto 5 minuti di applausi, sono venuto tante volte a vedere partite di Pesaro e c'è sempre stata una parola, un incitamento, un autografo, una fotografia, un selfie, perché questo è un posto speciale, quindi... Lo è per tutti quelli che ci sono adesso, lo è stato tanto anche per me, quindi non è un posto che io dimentico, ho solo un rammarico, mi mordo le mani perché sarebbe stato giusto rimanere a Pesaro, invece io decisi di andarmene, feci la scelta sbagliata, però nonostante questo la gente ha sempre un bel ricordo di me e io ho un ricordo di questa gente bellissimo. Ale, io vorrei intrattenerti ancora qualche secondo, tu non sei uno che fa i voli pindarici,
Però voglio dire, questa partita di Pesaro la vedevi in questo modo o la vedevi magari con Bologna molto più avanti? No, la vedevo in questo modo, perché avevo visto Pesaro nelle partite precedenti e non si arriva a quasi vincere con Brescia in casa, che non so cosa abbia fatto oggi. Ecco, è tanto più. Io avevo visto Brescia in precampionato. Secondo me Brescia era la squadra insieme a Varese più in forma ai nastri di partenza, non la più forte, ma più in forma. E quindi beccarla la prima giornata non poteva esserci cliente meno comodo. E Pesaro ha condotto per 35 minuti la partita. L'ha persa sul filo di lana, ha vinto a Reggio Emilia quando ancora Cervi c'era, contro una squadra forte, facendo 100 punti. Stasera avete visto che ha rischiato di vincere con Bologna. Quindi onestamente pensare che questa sarebbe stata una partita diversa sarebbe stato da presuntuosi. Fra le poche doti che mi riconosco non c'è la presunzione. Spiro, io direi che tu ci devi raccontare questa favola, perché è stata una favola, è stata una bella partita, la gente si è divertita e, come abbiamo detto in precedenza, se non perdi quelle due palle alla fine la puoi anche vincere. Infatti il rammarico è quello, perché oggi non mancava niente, insomma, tutta la Pesaro Basket. È mancato Moore. Tutta la Pesaro Basket era pronto ad. Erano tutti ingredienti per fare un exploit, e purtroppo il nostro destino è che non possiamo giocare al completo ancora. E vediamo, non ci voleva il discorso di Moore, però. Mi piace parlare con quelli che si sono fatti male o che sono mancati. Gli altri che erano lì in campo hanno dato tutto in quel momento lì. Io gli ho detto solo una cosa: uscita da questo palazzetto a testa alta, perché la gente è con voi. Sicuramente la gente era con voi, tant'è vero che vi ha applaudito, ha aspettato alla fine che i giocatori li andasse a salutare. Oltretutto c'era un bel incontro con Silvestri, con Gracis, con Magnifico, tutti giocatori che tu conosci molto bene e che hanno fatto un po' È stata una splendida serata, è mancato solo il risultato, la ciliegina a nostro favore, però vi posso raccontare che nel momento quando premiavano Silvestri, lì in campo erano alcuni personaggi che a me mi tremavano le mani, e perché sono legato per tutta la mia vita con loro, e che io, se sono qui adesso, sono diventato quello che sono diventato, e merito anche loro che mi hanno dato questa possibilità e che mi hanno cambiato vita e sono diventato quello che sono diventato. Piero, una notizia che per te può essere importante: Brescia ha vinto. E quindi la partita che Brescia ha vinto qui a Pesaro, evidentemente, no? E io, guarda, noi guardiamo anche gli altri, non è vero che non ci interessa per quando diciamo, però ci interessano più quelli che potrebbero essere la nostra zona UEFA, diciamo così. E, è più interessante che Venezia ha vinto a Brindisi, di quelli che giocano oggi. Per il resto, devo essere onesto, noi dobbiamo pensare a fare punti, dobbiamo essere noi, non possiamo solo pensare che gli altri devono continuare a perdere. Ecco, questa mentalità che da me non esiste. Specialità di carne alla brace, primi con pasta fatti in casa, gustose pizze anche a pranzo e piatti di verdure miste e insalatone. Questo è il gustoso menù che ti aspetta al ristorante pizzeria El Ciri. Sì, perché da El Ciri ogni piatto è curato nei minimi dettagli, con la sua conduzione familiare e l'utilizzo di prodotti del territorio in un ambiente moderno e accogliente. Il ristorante pizzeria El Ciri lo trovi a Pesaro, in via Furiassi 3, zona Torraccia, vicino all'Adriatica Arena, sempre aperto a pranzo e cena, tranne il lunedì sera. Per prenotazioni chiama allo 0721 27 313. Thank you.
sei venuto dall'America, ci hai fatto un grande, grande regalo, ci hai portato indietro tutti di 20 anni, siamo diventati giovani. Beh, è stato anche bello per me, rivedere tanti amici, andiamo fuori a cena adesso, sarà un grande cenone domani da Scavolini che farà molto piacere vedere tanti amici che non vedo da 30 anni praticamente, perciò venire qui, vedere questo palazzo che è una cosa stupenda, veramente mi ha fatto tanto tanto piacere. È mancata la ciliegina sulla torta, la vittoria, però la squadra si è battuta molto bene, tenendo conto che ha dovuto giocare un tempo, anzi quasi tutti e due i tempi, senza Moore. Voi... Sì, senz'altro ha inciso sulla partita, lui è un buon giocatore, non averlo fa fatica. Poi questi qui di Bologna sono veramente tosti fisicamente, sono forti fisicamente e giocano abbastanza bene. Pure stasera direi che loro sono contenti con la vittoria perché non hanno giocato fantasticamente. I ragazzi sono stati in partita praticamente fino alla fine, magari una palla persa in meno e sei proprio lì, perciò bisogna prendere anche del positivo da questo. Torniamo a Mike Sylvester, ecco, avevi la città a tua disposizione, tutti che ti applaudivano, che effetto ti ha fatto? Mi ha fatto piacere, senz'altro, hai capito, però sai, la gente non si ricorda di tutte le partite brutte che giocavo, allora non giocavo sempre bene, però voglio essere obiettivo. Sentire applausi sono bello, sentirsi amato da un pubblico è una cosa veramente bella. E poi sono tifosi speciali, veramente speciali, sono calorosi, hanno la passione del basket e per uno come me che amava giocare a basket, giocare qui era il colmo, perché se giocavi bene la gente apprezzava tantissimo, se non giocavi bene sentivi fischi, mi sembra che la vita sia così. Mike, tutto bene, la famiglia, tutto a posto? Tutto bene, sì, tutto bene, abbiamo un nipotino nuovo che avrà già la doppia cittadinanza, chissà che non sarà qui un giorno, siamo tutto bene, siamo a Columbus, 100 km da dove stavamo per molti anni a Cincinnati, io sono andato in pensione, tutto bene. Perfetto, quindi in bocca al lupo per il futuro e che vada sempre così. Sì, speriamo di sì, speriamo che vada meglio per la Scavolini nella prossima partita, però credo che siano dei ragazzi che reagiranno molto bene e poi la prossima partita ci sarà da vedere. Ok, ti ringrazio di nuovo, sono diventato più giovane anch'io, 20 anni. È piacere mio. Allora Mimmo, una bella rimpatriata, Mike Sylvester, magnifico, gracias, eravate tutti qui, c'eri anche tu, lo sai. Sì, c'era, mi hanno detto che c'era anch'io. Noi la facciamo spesso le rimpatriate, noi che abbiamo avuto un passato glorioso, ma più che altro una grande amicizia abbiamo avuto e ci troviamo spesso, insomma, tutti insieme. Certo, è un'occasione per stare anche con Mike, credo che sono 25 anni che non lo vedevamo. Una bella rimpatriata, è stato un vero piacere. Come l'hai trovato Mike? I capelli sono imbiancati ma sono sempre gli stessi, non ha perso niente, l'ho trovato molto bene, solito italiano, devo dire che sono rimasto molto contento, sì. Beh, ma noi ci sentiamo ogni tanto con Mike, quindi sapevo già come stava, insomma. È molto deluso perché ha detto a uno che gli piace giocare a basket, gli sarebbe piaciuto tanto giocare qui dentro perché è un impianto bellissimo. Beh, anche a noi, anche a me sarebbe piaciuto, voglio dire. Però devo essere sincero, qui è bello, però quello che sentivamo giù all'Hangar era tutta un'altra cosa. Forse era la squadra diversa, forse avevamo più ambizioni, forse si vincevano gli scudetti. Si vinceva, si lottava sempre per i primi posti, quindi le cose, insomma, sono convinto che quella squadra portata qui non avrebbe fatto sicuramente lo stesso, perché il calore del pubblico era una cosa molto importante. Qui si sente, ma non come allora. Oh Mimmo, in bocca al lupo, eh? Crepi il lupo, tanti auguri a tutti e tanti auguri a questa squadra che, anche se abbiamo perso oggi, insomma, ha fatto la sua figura, ha giocato, secondo me, molto meglio di Bologna. La distribuzione dei punti è stata più equa rispetto a loro, che hanno avuto due giocatori che hanno segnato molto, però, insomma, il livello è questo. Il budget è molto importante, noi ci dobbiamo salvare, dobbiamo cercare di fare tutto, insomma, per ritrovare ancora la Serie A qui il prossimo anno.
Se il basket è la tua passione, Passione VL. Il programma per essere sempre aggiornato su tutte le partite della VL Basket Pesaro, con risultati, tabellini, classifica e interviste del dopo partita dei protagonisti della squadra biancorossa. Per la tua voglia di basket, Passione VL. Ogni lunedì alle 13 e alle 19 su Radio Antenna 3, The Web Station.